Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi mettiamo a confronto tre tecniche, ovvero le matite querellabili, l'acquerello e l'acrilico. Andiamo a fare una campitura piatta, una sfumata e andiamo a vedere quindi come si presenta la sfumatura alla fine del nostro utilizzo e anche a vedere se noi volessimo poi alla fine di quando abbiamo fatto tutto il nostro lavoro andare di nuovo a metterci mano, quindi a risfumare il colore ormai asciutto. Quindi li mettiamo a confronto durante il loro utilizzo e anche per la resa finale. Prima però di iniziare questo tutorial, vi ricordo di lasciare il pollice in su a questo video se vi interessa e di iscrivervi ovviamente qui sotto al mio canale YouTube. Mi raccomando, attivate anche la campanellina così rimarrete aggiornati sempre quando pubblico un mio nuovo video. Mi raccomando, commentate anche qui sotto dicendomi qual è delle tre la vostra tecnica preferita. Questo confronto fra queste tecniche non sarà solo soletto. Seguiranno quindi altri due video, uno in cui faremo un fiore e metteremo a confronto di nuovo queste tre tecniche, quindi matita querellabili, acquerello e acrilico, nella realizzazione di un vero fiore su carta d'acquerello. E poi seguirà un terzo video in cui andremo a realizzare due dipinti, o meglio, lo stesso dipinto realizzato con la tecnica dell'acquerello e l'altro con la tecnica dell'acrilico. Ma adesso andiamo a questo primo tutorial. Iniziamo con una matita acquerellabile e facciamo un rettangolo, quindi con la matita andiamo sia in orizzontale che in verticale. Poi prendiamo un pennello con dell'acqua pulita e andiamo semplicemente a passarlo sopra. Anche qui insistiamo un po' sui bordi in modo da togliere i segni della matita. Ed ecco una mia campitura piatta fatta con le matite acquerellabili. Adesso, se voglio sfumarlo, prendo il mio pennello tamponato e tiro semplicemente il colore, così come si fa con l'acquerello normale. Adesso andiamo direttamente con l'acquerello, quindi prendo un colore con l'acquerello, un verde. Adesso lo scurisco leggermente per renderlo un po' più simile a quello che abbiamo fatto con le matite acquerellabili. E poi semplicemente faccio anche qui un rettangolo. Come vedete il colore non è né troppo acquoso né troppo solido, semplicemente così. Anche qui insisto in modo da renderlo, fare una campitura bella piatta. Poi prendo l'acqua, tampono il pennello nell'acqua e tiro semplicemente il colore, così come abbiamo fatto sopra. Lo tiro, poi vado a prendere un po' di colore e lo trascino di nuovo. Ed ecco che il mio colore viene sfumato. Faccio la stessa cosa con l'acrilico, faccio una campitura piatta con l'acrilico. Qui il colore non è anche qui né troppo solido né troppo acquoso e poi con l'acqua prendo il mio pennello e vado a tirare il colore. Ovviamente già cerca di asciugarsi l'acrilico, però insomma il concetto è sempre quello, prendo il colore, lo trascino. Ed ecco le mie tre campiture piatte, poi tirate per sfumarla. La prima fatta con le matite acquerellabili, la seconda semplicemente con l'acquerello e la terza con l'acrilico. Come vedete, anche se l'acrilico è più brillante, in realtà il tutto si assomiglia abbastanza. Adesso andiamo a fare un'altra prova. Diamo prima un colore di base e poi dopo andiamo a scurire la parte sinistra. Quindi in questo caso con la matita acquerellabile faccio prima tutto una campitura e poi vado a scurire con il tratteggio intrecciato e anche con una matita più scura la parte sinistra. Poi vado invece a fare un cerchio in cui la parte centrale è più chiara e la parte esterna è più scura. Così dopo vado a vedere come si riesce a sfumare un cerchio. Adesso vado ad acquerellare con la matita acquerellabile e poi dopo vado a fare, come vi ho detto, il cerchio, quindi la parte esterna più scura con una matita più scura e la parte centrale invece con una matita di un verde più chiaro. Poi con la mia acqua vado ad acquerellare. Anche qui tampono
e poi dopo vado semplicemente a dare dell'acqua. Questo per vedere come si riesce a sfumare nella pratica un disegno che può essere appunto un cerchio. Adesso faccio la stessa cosa, ovviamente semplicemente con l'acquerello. Lo prendo direttamente da Godè e faccio una campitura. E poi dopo vado con sempre il mio acquerello sulla parte sinistra a scurire questa parte, prendendo semplicemente dell'acquerello da Godè, senza andare nemmeno a stemperarlo. Questo per vedere quanto è semplice o difficile andare a creare un'ombreggiatura con una parte più scura, con l'acquerello o con le matite acquerellabili o semplicemente con l'acrilico. Anche qui faccio la mia palla, faccio la parte più chiara centrale e poi prendo un colore più scuro e vado poi a darlo all'esterno, cercando ovviamente di sfumare. Come vedete, l'acquerello è veramente fantastico per le sfumature. Basta che la parte centrale sia più bagnata, sia ancora bagnata e tutto si sfuma da solo. Adesso andiamo a farlo con l'acrilico. Faccio prima la parte chiara, sia della pallina che del fondo. E poi vado a prendere un verde un pochino più scuro e vado a scurire sia la parte sinistra cercando di sfumare, che vedete che non è affatto facile, e poi vado anche a fare la palla. Ok, una volta che ho fatto quello con l'acrilico, vado a bagnare il mio pennello nell'acqua e vado proprio a sfumare semplicemente tirandolo con l'acqua. Come vedete, se ancora l'acrilico non si è asciugato, si utilizza un po' come l'acquerello, ovvero si tira il colore per sfumarlo. Eccoci di nuovo qui. Allora, alcune considerazioni prima di fare un ultimo esperimento. Allora, vediamo che per quel che riguarda la sfumatura, sia le matite acquerellabili che l'acquerello sono sicuramente hanno con le sfumature più degradanti, anche se nella matita acquerellabile, come vedete, i segni rimangono in parte, perlomeno a me sono rimasti in parte. E per quel che riguarda invece i colori, diciamo che le matite acquerellabili sono un po' più brillanti se le diamo un po' più fitte, se diamo il segno un po' più fitto, quindi un po' più denso. E quando andiamo ad acquerellare rimane un po' più carico, così come rimane decisamente più carico e brillante l'acrilico. Mentre l'acquerello si riconferma sicuramente il metodo più per sfumare più degradante e anche quello che si opacizza si rende un po' tutto più soave. Ma adesso andiamo a vedere, una volta tutto asciutto, andiamo a vedere cosa succede se andiamo a dare dell'acqua a tutto per tornare a sfumare una seconda volta. Vediamo come si comportano i nostri colori. Adesso, come ultimo esperimento, andiamo a prendere dell'acqua col pennello semplicemente e andiamo a cercare di portarle sull'acrilico, sull'acquerello e sulle matite acquerellabili per cercare di sfumare, di andare a sciogliere di nuovo il colore che si è asciugato. Vedete sull'acrilico, che è l'ultima parte che è omogenea, ma anche qui che è quello sfumato, ma è sempre acrilico, posso insistere finché voglio con l'acqua, nulla si scioglie e nulla si tira più, quindi vado sempre anche di nuovo a seccarla, ma niente si muove. Se invece lo vado a fare con l'acquerello, ci accorgiamo che l'acquerello sotto, che è già asciutto, si scioglie di nuovo e si riesce anche a tirare e a risfumare. Vedete, se vado a prenderlo, si vede proprio che il colore si muove e si ritira. La stessa cosa, se io vado a prendere di nuovo il colore e scioglierlo semplicemente con l'acqua, quello che ho fatto con la matita acquerellabile, vedete che di nuovo il mio colore si scioglie, come è successo con l'acquerello, e posso di nuovo tirarlo. Proviamo di nuovo con l'acrilico, metto acqua, 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 ma nulla si riscioglie.
Bene, spero che questo video vi abbia interessato, perché delle volte si confondono un po' queste tre tecniche nella resa finale, soprattutto se l'acrilico viene utilizzato in modo molto acquoso. Invece, come vedete, si utilizzano in tre modi diversi e anche la resa, in fin dei conti, è comunque diversa. Vi ringrazio per avermi seguito anche in questo nuovo video e noi ci vediamo al prossimo in cui andiamo a realizzare un fiore, o meglio una peonia, e le realizziamo, i petali e le foglie in tre, con queste tre tecniche diverse, così le vediamo all'opera.